Amico Bista, sei stanco dei soliti esercitini? Sei stanco delle solite basette date col flock? Sei stanco del solito patetico battle ready? Sei stanco dopo ore passate sul tuo progetto di sentirti dire a torneo è ora che dipingi i tuoi soldatini? Molto bene, il tuo momento è arrivato perché c'è la nuova rubrica della Guida Galattica per modellisti. Basta con gli esercitini. È ora di passare agli esercitanti. Galattici amici, galattiche amiche, ben ritrovati sulla Guida Galattica per modellisti. Io sono Huge e questa è Top of the Flock. Prima di cominciare a cannone, a buttarci nei mitici anni 80, vorrei spiegarvi brevemente da cosa nasce l'idea per questa rubrica. È molto semplice, voglio provare a realizzare i miei sogni di quando ero un ragazzino. Io mi sono subito innamorato dei mondi di Warhammer proprio grazie a due scatole, HeroQuest e Battlemaster, anche perché erano l'unica opzione che avevo nel mio paesino sul Lago Maggiore. Girando le scatole vedevo le miniature monocromatiche all'interno dipinte con delle sfumature stupende, con i dettagli metallici, con gli occhi espressivi, e avrei tanto voluto poterle avere in mano, perché io mi perdevo tantissimo anche solamente a guardare le scatole con quelle belle illustrazioni a colori, con questi colori super, super accesi, e mi perdevo ore a immaginarmi le battaglie e a vedere e quei guerrieri muoversi, ok? E poter avere delle miniature che non fossero solamente di plastica, ma fossero anche dipinte, era per me una cosa meravigliosa, ok? Sarebbe stato super bello poter fare una partita a Battlemaster con tutte le armate dipinte. Solo che, purtroppo, le uniche informazioni che avevo su come si potessero dipingere erano una paginetta in fondo al regolamento di HeroQuest, se non ricordo male, nella quale ti dicevano: ok, vuoi dipingere quelle miniature così come te le abbiamo fatte vedere? Devi dare una bella mano di bianco. Per prima cosa il bianco è fondamentale, quindi una bella mano di bianco. Poi dipingi bene, cioè diluisci bene i tuoi colori con l'acqua in modo che scorrano nei recessi e la scultura venga valorizzata, e poi se vuoi aggiungi una punta di bianco e dai colpi di luce. Fico, fantastico, lo voglio fare. E ci provai più di una volta, solo che chiaramente i colori che avevo erano delle tempere e non era specificato che era meglio usare degli acrilici. Di conseguenza i risultati erano terrificanti, come potete immaginare, delle cose orrende. E questo fece che io mi mise a guardare quelle fotografie di miniature dipinte con ancora più ammirazione, perché era una cosa veramente inarrivabile. Solamente un artista eccezionale avrebbe potuto realizzare avere quel tipo di risultato ai miei occhi. Quindi adesso, con la consapevolezza che ho maturato in tutti questi anni, voglio riprendere in mano quelle miniature e dipingerle così come le avrei volute dipingere 20 anni fa. E penso che sia interessante, diciamo, avere questo tipo di tutorial. Possa interessare, secondo me, sia un vecchio scarpone come me, perché all'epoca era pura fantascienza immaginare di vedere un video nel quale uno ti spiegava come andare fisicamente a dipingere le miniature. Ok, ragazzi, era pura fantascienza, d'accordo? Cannoni plasma, Terminator, anche solo un video di uno che ti spiega come dipingere era pura fantascienza. E visto che internet è pieno di video tutorial su un sacco di tecniche moderne, ma secondo me non trovi veramente pochissime che parlano di quel periodo, io voglio proprio realizzare dei video cercando di usare le tecniche di quel periodo là, sia tecniche pittoriche che i materiali, cercando di essere più fedele possibile, d'accordo? E penso possa essere interessante anche per le persone più giovani, perché comunque un approccio al modellismo completamente diverso, lo vedremo, a cominciare dalle tinte e dai colori, e può esservi utile magari anche per dipingere delle miniature più recenti, d'accordo? Bando alle ciance, prendete il vostro bel sacchettone di flock. Questo l'ho scavato, l'ho trovato scavando nei miei armadi. E il flock altro non era che queste sostanze, diciamo, questo era tipo truciolato, questo era della moquette piallata, che servivano a creare l'effetto realistico
di erbetta, ok? Di erba verde, perché una cosa era certa: potevi essere un Terminator nel 41esimo millennio, potevi essere un orchetto nelle terre selvagge di Warhammer, di sicuro appoggiavi i tuoi piedoni su un prato di erba fosforescente. Questa era una costante di tutti quanti gli universi, per cui qualsiasi tipo di universo tu volevi affrontare, avevi bisogno del flock per, vedete, poter imbasettare le tue miniature e poterle, diciamo, potergli dare un ambiente attorno. Quindi eccoci qua, Top of the Flock, andiamo a iniziare. Allora, il soggetto di oggi sarà preso dalla gamma degli orchetti e goblin, che furono il mio primo vero grande amore di Warhammer, ok? Contate che, appunto, per me le miniature Games Workshop erano solamente quelle di HeroQuest e di Battlemaster, quindi questi erano gli orchi, e già all'epoca mi piacevano tantissimo. Ma fu durante una vacanza studio a Liverpool che ebbi l'occasione di entrare in un negozio ufficiale Games Workshop, e come vi dicevo prima, per me fu raggiungere la Mecca, perché neanche in Italia avevo mai visto niente di simile. Avevo sentito favoleggiare di questa gamma di miniature che si chiamava Warhammer, e quindi l'idea che ci fossero interi eserciti fatti solo di orchi e goblin per me fu veramente mind blowing, perché non immaginavo che andassero oltre il singolo reggimento. Entrai in questo negozio, avevo un budget super limitato, e dovetti scegliere fra le scatole base di Warhammer 40.000 della seconda edizione o quella del fantasy di quinta. Avrei scelto a mani basse il fantasy, solo che all'interno mi resi conto che c'erano solamente dei goblin e degli elfi. E quindi questa cosa mi fece ripiegare su quella di Warhammer 40.000, dove quantomeno c'erano degli orchi veri e molto belli, peraltro. E soprattutto c'erano degli avversari decenti, che erano gli Space Marine, non quei patetici orecchi a punta. Però nel budget mi rimasero, diciamo, poche sterline, con le quali comprai questo mazzo. E il gioco in sé è spaziale, praticamente erano le combat card, ce n'era una per ogni fazione. Le combat card rappresentavano, diciamo, idealmente gli infanti del tuo esercito. Tu mescolavi il mazzo, estraevi una carta a caso, la mostravi al tuo avversario, si tirava un dado per stabilire quale di queste sei caratteristiche sarebbe stata scelta, e si confrontava con l'avversario e si, diciamo, scartava la carta perdente, e si andava avanti così. Era proprio il Magic del Mesozoico, fondamentalmente. Comunque, sta di fatto che queste carte mi fecero vedere la profondità. Adesso questo qua ovviamente non è tutto il mazzo, è andato in parte perso negli anni, però mi fecero proprio conoscere la varietà della gamma dell'armata orchesca, cioè scoprire che c'erano ad esempio orchi selvaggi, che c'erano goblin fanatici, che c'erano gli orchetti neri, gli orchetti arcieri, insomma tutta una serie di cose che ignoravo. E oggi vorrei proprio, visto che ho avuto la possibilità di trovare un vecchio blister con dentro questi tre orchi, che erano proprio di questo periodo qua, dipingermele uno in questo stile qua. La scelta è ardua, perché sono tutti e tre molto belli, molto caratteristici. Penso che mi butterò su questo, perché è veramente carino, con il suo elmo col frangettone. E volevo farvi notare i dettagli delle cinture. Allora, lui è un classico teschio, ok? Lui ha un sole maligno e lui ha una luna cattiva. Allora, questi dettagli a me, ragazzi, fanno veramente impazzire, perché sono il frutto della fantasia di John Blanche, che già più di 20 anni fa fece uno schizzo, creò questi due simboli che ancora oggi sono parte integrante degli orchi, okay, di Warhammer 40.000. E questa cosa che attraversa il tempo è veramente, secondo me, bellissima. Cioè, quando trovi questi piccoli dettagli ti senti veramente che tutto è parte di un unicum. Comunque, come potete vedere, gli scudi non erano fusi con il modello, ma erano attaccabili a parte tramite questo perno. Dentro ci c'erano appunto questi scudi con l'alloggio per farli mettere al loro posto. Adesso valutiamo se
dipingere il freehand, per cui dipingere la luna cattiva sullo scudo, o se no, volendo, possiamo usare questi che sono usciti poi successivamente, che erano gli stessi scudi ma con delle icone che potevi incollare, onde evitare di dipingere a freehand 30 scudi dell'unità tutti quanti, di diventare completamente rimbambiti dietro questa cosa. Magari oggi usiamo un'icona e poi, se volete, facciamo un approfondimento speciale sui freehand, perché penso che possa meritare un video a parte. Allora, breve nota sulla pulizia del pezzo. Come potete vedere, le linee di fusione non erano particolarmente diciamo spesse, ok? Quindi con un colpo di lima si risolveva. Il vero problema legato a queste miniature erano questi sfoghi qua, che erano quelli tipici appunto della stampa in metallo, vedete? Questi piccoli sfoghi andavano rimossi semplicemente con un colpo di taglierino, vanno fatti saltare e poi vanno limati. Erano insidiosi, perché spesso capitava che ti dimenticassi di levarne uno, e poi, una volta che davi il primer, saltava fuori che c'era questo piccolo sfogo, ed era ogni volta erano dovevi tornare lì, dovevi limare, dovevi ridare il primer, insomma una rottura di scatole. Altra piccola curiosità: vedete che le basette erano di due tipi, ok, con l'alloggio orizzontale o verticale. Questo serviva fondamentalmente a dare un po' più di varietà, nel senso che, o più che varietà, a farli stare in reggimento, perché poi le basette servivano appunto a reggimentare i vari modelli e a farli stare tutti quanti vicini in unità. Capitava che se alcuni modelli cozzassero fra di loro e non consentissero, diciamo, le basette di stare vicine, per cui fondamentalmente era un escamotage per farli stare belli adesi. Esteticamente spesso portava risultati abbastanza orribili. Ok, ma questo, vabbè, è un altro discorso legato proprio ai vecchi reggimenti. E ultimo piccola diciamo curiosità, la slotta, sulla quale comunque è scritto, vedete, il nome del modello e la data. Questo è ad esempio del 92, spaziale, avevo 11 anni quando veniva commercializzata e scolpita questa miniatura. Si può semplicemente, vedete che spesso e volentieri quando la mettiamo dentro balla un po', ok, non sta nell'alloggio, chiaramente va incollata, ok, col Super Attack. Però una cosa che si può fare è prendere delle tronchesine e andare leggermente, diciamo, a piegare la basetta in white metal, ok, in modo che non sia solamente proprio puramente, vedete, dritta, ma sia leggermente storta, e a questo punto andare a incastrare la miniatura dentro, e vedete che adesso regge perfettamente ed è incastrata molto meglio, d'accordo? Spesso restavano, vedete, dei piccoli buchi laterali che non sempre erano coperti dai piedi della miniatura, quindi in questi buchini poi, quando andremo a dare la mitica sabbietta, andremo a riempire anche quei buchini lì. Allora, amici, adesso è venuto il momento della parte più catartica del tutorial. Ho incollato la miniatura dopo averla pulita alla sua basetta. Vedete che le ho dato anche un minimo di stuccatura, okay, ho usato la materia verde liquida per uniformare diciamo il pezzo della slotta, riempire quel buchino che avevo lasciato, per fare le cosine fatte bene. Ora, quello che dobbiamo andare a fare è mettere la sabbietta, incollarla sulla basetta in modo da creare l'effetto, diciamo, del terreno. E per farlo mi serve un po' di Vinavil, che devo diluire con qualche goccia d'acqua, ok, in maniera del tutto spannometrica, in modo che sia un po' più facile da applicare, diciamo. Prendo e vado a applicarla sulla basetta del mio archetto. Allora, a questo punto, dentro questa parte qua, dovrò pucciarla nella mia sabbietta. Allora, se vedete, io ho una sabbietta particolarmente scura, questo perché l'avevo raccattata su una spiaggia tanti anni fa, e pensate che volevo imbasettarci i miei nani del caos, cioè l'idea era prendere una basetta scura, così faccio una terra vulcanica, perfettamente da background. E chiaramente ora questa andremo a dipingerla, per cui la tonalità della sabbietta non fa alcuna differenza.
Spacciugato il vinavilla, il momento più bello era questo qua, pucciare la basetta dentro, annegarla dentro il vinavilla e poi con qualche bottarella dietro rimuovere gli eccessi e col ditone andare a ripassare il bordo in modo, vedete, da profilare, diciamo, la sabbietta con il bordo della miniatura. Guardate che bella, precisa. Adesso questa qua, una volta che si è asciugata la prima mano, lo farò poi off screen, semplicemente una volta che sarà asciutta darò un secondo strato, un secondo velo di acqua e vinavil sopra in modo che aggrappi bene. Le darò il suo bel primer bianco e sarò pronto per la pittura. Prima di buttarmi nella pittura dell'orchetto volevo solo farvi vedere questa piccola curiosità. Questo qua è il manuale, se non sbaglio, di quinta edizione di Warhammer, che oramai mi sta cadendo a pezzi. E queste qua sono le due paginette nelle quali ti spiegavano come dipingere i soldatini, d'accordo? Le tecniche erano le seguenti: ombreggiatura data col wash e ombre profonde date, diciamo, con i colori più scuri diciamo andando ad aggiungere nero al colore base e poi dandolo con un pennello fine nei recessi. Evidenziare i bordi, che qua si parlava non tanto di edge highlighting quanto di black lining, cioè dare, diciamo, con il nero, come vedete qua, di scontornare e separare le varie parti con una linea nera. E poi le lumeggiature, tutte quante risolte in questo trafiletto qua, ok? Quindi il colore, se aggiungete un colore più chiaro potete andare a dare delle lumeggiature, e poi diciamo che la regola principale, la regola base per tutto quanto era aggiungere al colore una punta di bianco, ok? Quindi con una punta di bianco tu lo andavi a schiarire ottenendo quelle tinte super mega chiassose tipiche dell'epoca, ok? Quindi questa qua, ragazzi, era la summa su come, diciamo, si potevano dipingere le proprie miniature. Qua c'è un arciere bretoniano, lo fanno vedere. Fondamentalmente tutto quanto consiste nel dare un colore base e dare la lavatura, ok? Questa era la tecnica base, colore base e lavatura. Già le lumeggiature erano una cosa un po' più avanzata. E poi, come potete vedere, in questa parte qua, si dava la base nera a tutte le cose che dovevano essere coperte con i colori metallici e poi si passavano i colori metallici a pennello asciutto, fondamentalmente. E questo era tutta la tecnica dell'epoca. Io cercherò di utilizzare una tecnica molto simile, d'accordo? Cercherò più o meno di restare fedele a questo modo di dipingere, per cui userò solamente inchiostri e peraltro ho preso i tre colori principali della Liquitex, essendo che è molto difficile reperire quelli originali. Ho qualcosina qui da parte, come ad esempio questo Flash Wash, che è meraviglioso, l'ho scoperto di recente, è super pigmentato. Però per riprodurre tutta la gamma di inchiostri userò i Liquitex, ho preso i tre colori base, c'è anche il blu, dopo lo tiro fuori, e mescolandoli fra di loro otterrò tutti gli inchiostri di cui ho bisogno. Allora, eccoci qua con il nostro primer dato, i colori base sono tutti quanti qua, pronti a essere messi sulla miniatura. Allora, adesso, seguendo i vecchi tutorial, andrò a dare tutti i colori base su tutta la miniatura, d'accordo? Anche se in realtà un altro delle tecniche classiche prevedeva di dipingere dall'interno verso l'esterno, onde evitare le sbavature. Cosa voleva dire? Che prima si dipingevano i dettagli più interni al modello e poi via via quelli più verso il bordo. Come mai c'era questa, diciamo, questa convenzione? Perché l'idea era che se io andavo a dipingere, ad esempio, non lo so, la sua cintura con questo simbolo qua prima del volto, avrei evitato, diciamo, qua potevo sbavare su quello che c'era attorno, quando poi andavo a fare il volto non avrei sbavato su quello che c'era sotto. Era una tecnica abbastanza risibile, infatti adesso direi che uso sempre una tecnica vecchia, che era quella di dare la colore base su tutto quanto e poi darò la lavatura. Ecco, una cosa particolare della base bianca era questa qua. Ad esempio adesso partirò da questo verde bello acceso
per dare la base della pelle, questo Mood Green. Allora, l'idea qual era? Che diluendolo abbastanza, parecchiotto, una volta che lo avessi passato sul volto, avrei, diciamo, il colore sarebbe fluito nei recessi e mi avrebbe dato questa sorta di prelumeggiatura, ok? Non era del tutto sbagliata come idea, per cui vedete che, stando bene attento, il colore resta sì omogeneo, ma su base bianca chiaramente è più brillante e mi restano già un minimo di idea su dove poi andranno le luci. Altra super particolarità che io ho sempre adorato, essendo un adolescente, era che gli orchi avevano i brufoli, guardate che belli, dopo andiamo a dipingerli bene, ed erano proprio dipinti come brufolazzi, probabilmente un tributo a Elio le Storie Tese, anzi sicuramente Nottingham ha voluto fare un tributo a Elio le Storie Tese, quindi brufolazzi, tapparella giù e bottiglia. E dipinti proprio rossi e gialli, e li voglio assolutamente fare, tipo quelli che stanno per scoppiare. Allora amici, adesso do i colori base su tutta la miniatura e ci vediamo una volta fatto questo lavoro. Colori base sono stati dati. Come potete vedere è una fase super embrionale, d'accordo? Una cosa in particolare che potrebbe infastidirvi in questo processo del pittorico sono tutte queste parti nelle quali il colore non è esattamente arrivato in tutti i recessi, vedete tutti quegli angolettini bianchi. Allora, le vie sono due. La via ossessivo-compulsiva, che è quella che vi impone di andare a riempire anche il più piccolo buchino subito, perché sennò sfasate. Oppure, portate un attimo di pazienza, perché con il prossimo procedimento, nel quale andiamo a usare gli inchiostri, queste parti, diciamo, infinitesimali, saranno riempite appunto dall'inchiostro che fluirà naturalmente nei recessi. Di conseguenza vale la pena aspettare un attimino, ok? Questo è in grosso modo lo schizzo della nostra tela, ok? L'ho dato anche sullo scudo, iniziando già a delineare la partitura a scacchi. È solamente, diciamo, appunto una bozza, per cui non preoccupatevi eccessivamente di essere super precisi. Vedete anche il bracciale, ho fatto gli scacchi in maniera super dozzinale, c'è una sbavatura, non preoccupatevi, sono tutte cose che si vanno a affinare col tempo. Non sapevo bene come gestire la pelliccia, lo ammetto, però poi ragazzi è uscito fuori lui e ho capito che trash per trash andava assolutamente riproposta una pelliccia già guarata, quindi probabilmente finirà così, finirà sul già guarato, perché assolutamente, cioè, non vedo perché un orchetto non debba andare in giro con del giaguaro addosso, dell'animalier. Ora andiamo a dare gli inchiostri. Allora, gli inchiostri, che diciamo era l'unico tipo di lavatura esistente all'epoca, cosa hanno di particolare rispetto ai wash a cui magari siamo abituati oggi come oggi? La particolarità dell'inchiostro, ragazzi, è che è super pigmentato, d'accordo? Ora ne mettiamo un po' qua sulla wet palette e provo a dare un'inchiostrata magari al marrone per farvi vedere. Facciamo così, aggiungo una punta di colore marrone, così magari lo smorziamo un po'. Vedete, questo qua è il marrone base mescolato con un po' di inchiostro, ho creato una sorta di wash, d'accordo? Questo in realtà adesso, vabbè, ho fatto un trick buffo, perché in realtà adesso questo qua sarà un po' più opaco rispetto a quello che volevo farvi vedere, però per farvi capire, se anche volete farvi da soli delle lavature, questa è una buona tecnica, ok? Quindi adesso io vado a dare su tutte le parti marroni la mia bella lavatura omogenea, il colore va nei recessi, quindi mi va anche a coprire appunto quelle piccole imperfezioni bianche che si erano viste prima e mi crea un po' di profondità sulla miniatura. Abbiamo dato la nostra bella base di marrone. Adesso vi faccio vedere un po' di archeologia, perché andiamo a usare proprio il flash wash, quello originale, okay? Questo inchiostro color carne. Lo voglio usare per dare un'ombreggiatura alla pelliccia e alle parti in osso.
Vedete quanto era super brillante? Se questo qua lo mettiamo sulla pelliccia, mi va nei recessi e mi crea immediatamente l'ombreggiatura, ok? In realtà questi vanno leggermente diluiti, d'accordo? Lo dicevano anche nei vari tutorial, perché ovviamente parliamo di colori davvero super pigmentati, per cui se anche li diluiamo un attimino, male non fa. Il problema è che tenderanno, diciamo, a dilagare un po' ovunque, ok? Che per certi versi con questa scultura che vedete che è super profonda, ok? È anche un bene di fatto, nel senso che ci sono un sacco di pezzi che sono veramente hanno una grande profondità rispetto alle miniature a cui possiamo essere abituati oggi, per cui anche se un colore è molto liquido non necessariamente andrà a fare il paciugo, ok? E in più un'altra cosa che notavo guardando questa scultura, ragazzi, era un po' l'horror vacui che avevano all'epoca, nel senso la paura di lasciare anche solo un millimetro senza dettagli, d'accordo? Per cui vedete che l'orco ha le sacchettine qua che sulla vita di fianco, ha il teschiettino sull'elsa, addirittura guardate qua sotto c'è un sole maligno sull'elsa, io neanche me ne ero accorto, d'accordo? Sul pomo della spada guardate che c'è un altro sole maligno, un'altra faccetta. Bellissimo, ok? Però voleva dire veramente avere dettagli dappertutto, anche qua sotto, vedete, dalla pelliccia alla chainmail, alla pezzettino della gambina, l'impugnatura qua del coltello a parte, con il suo rivetto, tutti quanti le sue cose. Se non c'era, adesso siamo abituati ad avere delle miniature che hanno anche delle campiture abbastanza ampie, no? Che ci consentono di divertirci magari a fare dei freehand, o anche solo sperimentare con le texture, ad esempio. Ok, dei bei mantelli, dei bei drappi lisci, ok? Ecco, guardate, cercate le superfici lisce all'epoca, ragazze ce n'erano veramente poche, ok? Di conseguenza, appunto, anche usare prevalentemente inchiostri come stiamo facendo era l'ideale, perché quasi tutte le superfici erano già testurizzate dalla scultura, ok? E di conseguenza era abbastanza più immediato andare ad usare questo tipo di prodotti. Finisco di dare il mio bel wash e ci vediamo dopo. Il flash wash è anche asciugato, ho dovuto asciugarlo col phon, ragazzi, perché un'altra cosa che mi ero dimenticato era i tempi di asciugatura eterni dei vecchi wash, ok? Allora, vedete che l'effetto è ancora lucidissimo, d'accordo? Ed è il problema principale degli inchiostri, che lasciano sempre questo super effetto lucido che, insomma, alla lunga potrebbe essere un problema, ma noi stiamo dipingendo anni 90 e ce ne sbattiamo, anzi ci piace. No, non è vero, in realtà poi cercheremo degli effetti opachi anche qua. Allora adesso andiamo a cercare di creare l'inchiostro verde, dal momento che non ne ho, ok, l'unico inchiostro è quel flash wash, me lo vado a creare con questi inchiostri Liquitex. Sono veramente ottimi, ok? Hanno una pigmentazione elevatissima, avendo preso i tre colori principali, ok? Vedete? I tre colori, scusatemi, primari, posso tranquillamente andare a mescolarli fra di loro, dargli una bella mescolata, per ottenere tutto quello che mi interessa, d'accordo? Quindi adesso prendiamo prevalentemente del giallo per ottenere il nostro verde, e ci andiamo ad aggiungere proprio una punta di blu. Allora la mettiamo qua a parte e la mescoliamo a pennello per cercare di gestirla al meglio possibile. Allora prendiamo una puntina di blu e la mescoliamo, ok. Allora, il verde che ho ottenuto è veramente super potente, ci aggiungo ancora proprio una puntina di blu per scurire. Ok, allora sulla pelle, ragazzi, ho ottenuto una tonalità che è veramente fosforescente, ok? E penso che dopo questa lavatura lo sarà ancora di più, ma vabbè, vediamo dove andiamo a finire, poi al massimo lo smorziamo dopo, ok? Vedete che l'effetto è esattamente quello del wash, perché il colore mi va secco
nei recessi. Il mio wash verde autoprodotto ha fatto il suo lavoro, è andato bene nei recessi. Tra l'altro, si è dato fuori un dettaglio che non avevo ancora notato. Sul braccino vedete che ha la venuta ipertrofica di chi ha fatto un sacco di palestra. Tanto, tanto carino, poi cercherò di valorizzarlo. Però, come dicevo, vedete anche tutti i vari punti di bianco che potevano preoccuparmi prima. Pian piano il wash li sta riempiendo, d'accordo? Per cui poi dopo forse ne ho visti ancora alcuni di sotto, però poi dopo si vanno, insomma, pian pianino a riempire con le lavature, a ritoccare, d'accordo? Vedete? Pian piano che saltano fuori. Uno va lì col suo pennello, col suo wash, insomma, gli dà una messa a posto. Ora, prima di passare alle lumeggiature e al metallo appena asciutto, volevo finire le lavature e farne una per il giallo, quindi una super arancione per il giallo, più che altro per il nostro scudo, e magari una sul rosso intenso, per il rosso. Allora vado a mettere sempre sulla mia wet palette una punta di, eccolo là, di giallo. Conscio del fatto che anche qua dovrò dosare minimamente il rosso se non voglio, essendo che il giallo appunto è, o meglio il rosso all'interno del giallo, il blu all'interno del giallo vanno dosati minimamente perché sennò rischiano di obnubilare completamente il resto del colore. Per cui adesso lì abbiamo il nostro rosso, scusate un po' fuori camera, eccolo lì, una punta di rosso, lo andiamo a mescolare col giallo. Ok, vedete che già questo è un bell'arancione bello potente. E mi va benissimo per dare, diciamo, la parte qua sulla luna cattiva e andare a contrastare leggermente il mio giallo, ok? E magari ne posso dare uno ancora un po' più potente, però già questa mi piace parecchio. Ok, adesso do questa qui e poi dopo andiamo a dare il rosso. Abbiamo dato il nostro giallo, che bello. Tra l'altro notavo che anche la luna cattiva ha le sue verruche, i suoi brufolazzi, fantastica. Ora, ultima parte, direi che visto che abbiamo giocato con i colori primari e con i colori secondari, perché abbiamo fatto sia l'arancione che il verde, per andare a scurire il nostro rosso andiamo di viola. Quindi ho ancora qua, vedete, i due inchiostri, il rosso e il blu. In questo caso il blu a dover essere veramente usato in quantità minima. Infatti è venuto forse fin troppo intenso questo violetto. Ok, e lo usiamo per andare a scurire leggermente le nostre parti rosse intense. Il nostro pomello. Tanto tanto potente, per cui lo vado a diluire ancora ulteriormente perché mi serve giusto che mi tiri fuori, guardate, i dettagli, ok? Non che mi tinga più di tanto, anche perché poi andrò a lavorare più che altro di lumeggiature, ok? Eccolo qua, che carino. Fischiettini. Questi dettagli qua dei teschi sotto sono bellissimi, ragazzi, bellissimi. Sono questi piccoli dettagli, veramente, cioè, come dicevo prima, da horror va, quindi nel senso, pur di riempire ogni singolo angolo del modello, vado veramente a riempirlo di borchiette, di dettagliucci come questo, che però, a me hanno veramente sempre fatto impazzire. Allora, diamo una botta di viola anche qua, più che altro per, guardate, andare a definire bene a scontornare bene i bordi della luna. Poi qua vorrò ottenere un rosso che sarà fondamentalmente piatto con magari una lumeggiaturina verso il centro, però adesso vado proprio, grazie a questa lavatura, vedete, a scontornare bene la luna in modo che risulti
separata dal resto della, dello sfondo. Ok, si stacchi bene, molto bene. Questa parte qua è fatta, aspettiamo che asciughi queste lavature e poi andiamo di lumeggiature, ragazzi. Inchiostri dati, adesso è il momento del pennello asciutto. Tecnica super innovativa per quanto riguarda il me ragazzino di tanti anni fa. Voglio farvela vedere, voglio, anche se oramai la sanno anche i sassi, voglio farvela vedere online. L'unica concessione che mi farò riguarda come stenderlo sulle armi, nel senso che se guardate, una volta le armi erano date così, nel senso appunto pennello asciutto di metallo e un'inchiostrata così dozzinale, cioè vedete che anche sta lama qui è proprio data a pennello asciutto su una base nera e con una sbulaccata così di inchiostro qua al centro, d'accordo? E ovviamente oggi come oggi abbiamo una concezione di fare le armi un po' diverse anche sul Black Orc, guardatelo. Ho cercato di tenere un effetto un po' così, un po' randomico, però bene o male, quantomeno il contrasto fra la parte piatta e il filo della lama cerchi di darlo, insomma, un minimo di volume in più, ok? Di dare un'illuminata estrema qua sul bordo della sciabola e di creare quel minimo di contrasto, insomma, pur restando all'interno di un metallo non, diciamo, sofisticato. Però quantomeno proprio non farla così piatta. Ma veniamo al nostro pennello asciutto. Allora, un po' di colore metallico. Io uso sempre questi qua della scale color perché sono ben diluiti. Il problema dei GV è che spessissimo nella boccetta si divide, diciamo, il liquido di sospensione dal metallo e vanno mescolati ogni volta, comunque ogni volta... Boh, delirio. Allora amici, caricate bene il pennello con il vostro colore, scaricatelo su una velina finché vi sembrerà che il pennello è completamente scarico, ma a quel punto i pigmenti del metallo si saranno depositati fra una seta e l'altra e voi andando gentilmente a passarli sul bordo della vostra lama otterrete questo super realistico effetto di metallo solo grazie allo sfregamento. E non sapete quanti villaggi ho ripopolato solo grazie allo sfregamento. Allora, e via di dry brasa selvaggio. Adesso faccio un po' di dry brasa selvaggio, anche se in realtà poi probabilmente andrò a buttarlo giù un po' meno selvaggio, perché va bene tutto, ma cioè, è carino l'effettino, vedete che crea così casuale di pigmento, ok? Non è malvagio, per l'amor di Dio. Però ci mettiamo un minimo di testa in più. Anzi, vi dirò che è bello il pennello del dry brush, ma usiamo un pennellino un attimino meno agricolo. Cerchiamo sempre di seguire, ok, va bene, la casualità, però cerchiamo di dargli un minimo di senso, magari di marcare, vedete, un po' di più su questo lato della lama. E poi di fatto c'è, cioè, la vera innovazione, ragazzi, è stata cominciare sui metalli a dare delle velature di colore per creare la sfumatura, d'accordo, che è poi quello che andremo a fare. Ma adesso, insomma, vado di dry brush come se non ci fosse un domani, poi le velature le vediamo poi più avanti. Va che bel effetto, va che bel effetto. Colori base, ci siamo. Come vedete il metallo è stato proprio dato come poteva essere dato una volta, che è abbastanza dozzinale, ma poi ci lavoriamo un po' con delle velature. Ora andiamo a dare un po' di lumeggiature e a portare in vita questa miniatura che fino ad ora è decisamente una miniatura standard, mediocre, ok? Cominciamo dalla pelle. Allora, mi prendo il mio verde originale, lo diluisco bene e vado a ritirare fuori tutti i dettagli che
come diciamo la passata di prima. Ho un attimino appiattito. C'è di buono che appunto la lavatura mi dà un po' una linea guida, quantomeno da seguire. Guardate che bello questo effetto anguria sulla faccia dell'orchetto. Qua fondamentalmente cerco di lasciare nei recessi il verde più scuro e vado a ritirarmi fuori questo bel verdone potente. Passiamo, vediamo anche tutto il labbrone qua inferiore, tutta la ghigna. Ok, qua c'è di buono, ragazzi, che come vi dicevo prima tutte le superfici erano super testurizzate, per cui fondamentalmente rispetto ad alcuni modelli di oggi che possono essere un po' più ostici da dipingere, perché appunto spesso va un po' costruita anche la lumeggiatura, insomma non è così immediata, non è così scontata. In queste miniature qua era abbastanza duro sbagliarsi, nel senso che veramente con una singola lavatura venivano fuori tutti i dettagli di texture che lo scultore aveva fatto, e a quel punto si tratta soltanto di andare a tirarli fuori, a valorizzarli con il nostro lavoro di pittura, ok? Una bella botta tutta quanta la pelle, e probabilmente do anche le lumeggiature. Allora, so che da regole dovrei andare solo col bianco, però penso che almeno una lumeggiata col giallo così gliela darò, e poi passerò anche al bianco, anche perché in questo caso smorzerebbe un po' passare proprio diretto al bianco, smorzerebbe un po' tutta questa tonalità così così assurda, così accesa. Ok, vedete, adesso mi concentro solamente su un pezzettino, vedete che tiro fuori bene i vari dettagli, e alla fine do proprio una punta, con una punta di bianco andiamo a schiarire per dare diciamo la lumeggiatura proprio super estrema. Sto sempre sul mix, ok, in modo da avere comunque una transazione che sia il più possibile morbida. Ok, vedete che bellino. Questo qua è il risultato della pelle dopo che ho dato le varie lumeggiature che vi ho fatto vedere, e ho dato anche nei recessi, potete vedere, una sfumatura di verde vescica, questo qui, ok, un po' più scuro, messa bene nei recessi, ok? Questo qua è il mio volto. Adesso, questo qua è le mie braccettine e le mie manone. Allora, ora voglio andare a fare i brufolazzi da fare laggiù, per cui mi prendo il mio rosso e vediamo di costruire, di farvi vedere on screen i vari passaggi per riuscire ad arrivare a fare il brufolone. Allora, pennello fine, si va a prendere questo qua in primo piano, tra l'altro mi sono reso conto che questo modello ha una quantità di brufoli abnormal, tipo qua sulle braccia, veramente una valanga. Comunque ragazzi, cioè, non c'è niente come fare degli orchi con i brufolazzi per fare breccia nei cuori di un branco di preadolescenti. Allora, il rosso l'abbiamo messo, adesso passiamo all'arancione, cercando di veramente lasciare intravedere il rosso di sotto.
un'ultima puntina, una puntina di giallo. Già che ci sono, direi che vi faccio vedere anche gli occhi. Per cui una punta di giallo, che fondamentalmente seguono lo stesso principio, ragazzi. Questa è la pelle coi brufolazzi e vedete anche gli occhi là sotto, belli nel risalto. Ora volevo farvi vedere un piccolo trick per la venuzza, per dargli l'effetto del sangue che scorre sotto, per cui prendo un po' di rosso, lo diluisco bene con una goccia d'acqua, deve essere, guardate, super trasparente, ok? E vado ad applicarlo attorno alla venozza che ho lumeggiato prima. Vedete che la consistenza è super super acquosa. Lascio che asciughi, questione proprio di pochi secondi, e rivado a dare più intensità, sempre passandola super liquida sopra la vena. Ok, okay. Ecco, di lasciare verso il centro della vena la parte più di colore più intensa. Ed ecco qua la nostra vena. Ok. Va bene anche per le cicatrici questa tecnica qua, volendo. Ok. Adesso è ora di fare il rosso. Per fare il rosso, che adesso è particolarmente scuro, riprendo in mano il mio bel rosso intenso, un Mephistone Red. E vado a ritirare fuori tutte le parti che volevo in rosso, per cui la parte qua centrale della cintura. Teschiettini qua sotto. E questa meravigliosa testa qua dietro. E poi eventualmente andrò anche a riprendere queste righettine qua. Ok? Probabilmente poi darò un altro strato, per cui una volta che si è asciugato il primo, questo qua, off screen, vedete che faccio in modo che si veda ancora il viola di sotto, e vado a riprendermi il mio rosso, i miei bordi rossi fondamentalmente. Una volta asciutto mi prenderò l'arancione che ho già fuori da prima. Eccoci qua. E andrò a lumeggiare leggerissimamente il bordo d'arancione. Eccoci. Molto bene. Questo non lo starò a portare fino al giallo, perché mi va bene un rosso così bello intenso. Ok? Rosso fatto. Guardate tutte le varie sfumature, vedete anche qua sulla foda del coltello. Abbiamo ripreso il faccione, guardate che carino quel faccione di sotto. Un dettaglio che mi era completamente sfuggito. Ho fatto anche l'osso off screen,
quindi ho fatto tutte le alze della spalla che è su quel teschietto con le corna, ho fatto anche le zanne del nostro orchetto. Adesso pensavo, visto che ho fatto spalando avanti anche lo scudo, anche se in realtà non ve lo faccio vedere spesso, per prendere in mano il rosso, ora andrei di giallo, quindi andiamo a definire bene questa luna gialla. Partiamo dallo stesso colore che siamo andati ad ombreggiare prima con il wash, quindi questo bel giallone, lo scudo, e andiamo a valorizzare bene i bordi con la nostra punta di giallo. Guardate, punta di giallo con punta di bianco, in punta di pennello tutto questo. Io sto semplicemente limitandomi a lumeggiare bene i bordi così. Guardate che bello il contrasto con, ricordate la riga scura che ho tirato prima? Guardate questo bello effetto qua. Eccoci con il giallo sistemato e anche qua sullo scudo, guarda che bell'effetto. Già che siamo sullo scudo direi che possiamo passare a fare gli scacchi. Allora, come vedete li ho già impostati, d'accordo? Fondamentalmente ho dato una base di grigio su tutto quanto e poi ho definito meglio la parte nera. Ora cosa facciamo? Andiamo a dare una lumeggiatura su tutto il bordo dello scudo con un grigio medio. Facciamo questo administratum grey, direi, perché sarà comune, ok, sia la parte nera valumeggiata che quella bianca, visto che adesso siamo su un grigione fatto apposta, così mi risparmio un po' di tempo. Pennello perpendicolare al bordo e andiamo a ricalcare bene. Ciao, ne sono sempre fuori camera, scusate. Devo ricalcare bene il bordo in maniera, diciamo, omogenea. Si può fare anche all'interno, ci vuole un po' più di accuratezza, come potete vedere, perché il principio è lo stesso, però chiaramente la punta del pennello non deve andarmi a sbavare tutto il lavoro di pittura che abbiamo fatto prima, perché sennò piovono santi come se non ci fosse un domani. Però vedete che effettivamente vale la pena, Ok, allora, vedete che c'è questa righettina super sottile che però mi va a definire bene il bordo dello scudo anche nero. E ora andiamo invece a finire, diciamo, di fare la parte bianca. Dopo abbiamo questo grigino in mano e lo usiamo per definire meglio queste parti bianche. Sempre di lasciare, guardate, un minimo di parte scura sotto, così almeno avremo già la nostra piccola sfumatura, ok? Guardatemi carino. Adesso vado a dare un'ulteriore lumeggiatura con un colore più chiaro e poi ci siamo. Già che ci sono, andrò anche a lumeggiare sempre con questi grigi le parti nere, che sono veramente poche in realtà,
su questo modello, quindi anche qua a parte degli scacchi, poi forse c'è giusto l'elsa della spada lì dietro. Allora amici, prima di farvi vedere i progressi, volevo dirvi che sto rubando tempo alla mia pittura per seguire la live di un certo Capitano Uncino che sta sparando un sacco di stupidaggini su Manfred von Karstein, non riconoscendo chi è il vero signore della Silvania, cioè Vlad. E comunque sia, come potete vedere, sono andato avanti e ho fatto anche il marrone, nel senso che non l'ho fatto on screen, ma semplicemente ho dato un paio di lumeggiature e una velatura sul marrone. Ho finito lo scudo, ok, che è perfetto, cioè è finito, diciamo. Ho dato una lumeggiatura anche dietro al legno, visto che ho fatto tutti quanti i marroni. E ora quello che vorrei fare, o meglio farvi vedere, è la pelliccia, ok? Cercherò di ottenere un effetto pelliccia super trash come questo qua di questo orchetto selvaggio. Per farlo riprendo in mano il Bestigor Flash, che era il colore base che ho usato per la pelliccia, che è stato comunque lavato di brutto con il wash. E adesso l'idea, cercando un po' di seguire quello schema dell'orchetto selvaggio, è creare un buon contrasto fra la parte super chiara, che sarà fatta con le Lush Up T-Bone, una parte molto chiara, vedete che sto sfumando proprio direttamente sulla miniatura. Adesso ho preso Lush Up T-Bone e lo sto sfumando assieme al Bestigor Flash, che è più aranciato, ok? Quindi li sfumerò assieme, poi darò probabilmente una botta di arancione per cercare di creare un bel contrasto, e poi andrò a disegnare le macchiettine, ok? Questo lo sto facendo quasi a wet blending, nel senso che abbiamo il colore ancora fresco per sfumarlo assieme. Vedo anche un po' di arancione. E vado a buttarlo nella mischia. Questa qua è la sfumatura che ho fatto sulla pelliccia, e ora è il momento di divertirsi e provare ad andare a fare le macchioline animalier, come direbbe che è Paola Gozzi, quella. Vabbè. È assurdo, ragazzi, cioè, stavo giusto pensando, pensare di andare a fare delle macchioline su una superficie super testurizzata come questa è un'idea che solo a un pittore heavy metal di quel periodo poteva venire in mente, perché è veramente assurda come cosa. Ma le faccio un po' più grandi, perché poi non mi basta fargli solamente le macchiettine così. Vedete che bello. Oddio, l'orchetto che va a pigliarsi la pelliccia giaguarata è veramente meraviglioso. Poi nelle Malelande deve esserci pieno così di giaguari, veramente. Allora, fatta diciamo la base nera così, la mia idea adesso è di prendere una punta di grigio e lumeggiare, ok? Per cui vado a prendere una punta di grigino. Al centro del nero vado a buttarci un piccolo puntino grigio. Questo secondo me aiuterà, diciamo, ad armonizzare leggermente. Vedete che belli le mie macchiettine animalier. Beh, guardate che belle. Oddio, assurde veramente.
Che bello sto stile. Dai, finisco le macchiettine e poi ci buttiamo sui metalli che abbiamo quasi finito. Eccoci qua con le nostre macchiettine Jaguaré, veramente divine, ragazzi, super trash. E siamo addirittura di arrivo, mancano i nostri metalli. Allora, come ho visto per l'orchetto nero che ho dipinto in live, tra l'altro se volete vedere come dipingo questo orchetto, cercatevi la mia live. E come ho visto per lui, sui metalli la mano santa che ci arriva dagli anni 80, che fa anche rima, la mano santa degli anni 80, è niente po' di meno che, allora, il flash wash, che eccolo qua, scusate, ma come... Vi faccio giusto vedere il mio tavolo di lavoro dopo questa sessione di pittura, è un delirio, ok? Pietro sta ancora delirando su Manfred, intanto in live. Comunque sia, ho trovato il mio flash wash e adesso vi faccio vedere gli effetti. Altra cosa che prima non vi ho fatto vedere, ma che merita veramente, è il profumo del flash wash. Ragazzi, il profumo del flash wash penso che sia tossico, è buonissimo comunque. Allora, andiamo sempre a diluirlo, d'accordo? Perché comunque è un inchiostro super, super pigmentato. E andiamo a creare delle ombre. Quello che vi dicevo un po' prima, piuttosto che buttarlo proprio giù a caso, diciamo, su tutta la miniatura, cerco di creare un minimo di contrasto fra la parte in luce e questa qui in ombra. Vedete che, ragazzi, è veramente super pigmentato, una cosa devastante. Adesso già ho diluito, forse mi levo un po' col ditone perché per arrivarci per gradi. Guarda che bello effetto, c'è una sola passata, ragazzi, è già super mega pigmentato, è veramente fantastico secondo me. Andiamo a dare una botta anche di qua. Eccoci qua. Un po' qua sotto, per dare un po' di effetto. Un po' dietro direi. Nel link della sciabola. Sono tornato anche con il mio faccione. Perché il pezzo è praticamente finito. Guardate che ho incollato anche lo scudo. Abbiamo finito con i metalli, abbiamo fatto tutti quanti i nostri bei dettagli, i vari scacchi, guardate che bello è venuto il metallo arrugginoso, veramente divertente giocare con gli inchiostri, quasi solamente l'inchiostro nero e il flash wash, e poi chiaramente ho ripreso in mano comunque le lumeggiature finali. Questo è lo scudo, che secondo me risalta veramente bene con il resto della miniatura, ma adesso bando alle ciance, è ora di tirar fuori il nostro Goblin Green e dare i tocchi finali alla nostra basetta. Allora, partiamo da un Goblin Green base, mettiamo qua sulla Pot Palette e riprendiamo leggermente perché avevo sbavato un po' di colore, quindi una sorta di pennello asciutto proprio abbastanza originale. Vediamo anche se ho sbavato tipo qua, ho andato a sbavare sulla basetta con... Ho dato anche una leggera lavatura quando mi avanzava il flash wash della... Sì, ciao, il flash wash. Quando mi è avanzato l'inchiostro della pelle, quello che ho usato per colorare la pelle, me l'era avanzato un pochino, allora ho dato una leggera inchiostratura, diciamo, sulla basetta per creare quel minimo di ombra, anche se in realtà il Vangelo del warhammerista passato prevedeva che non ci fossero lavature, ma solo quello che sto per fare, cioè prendere del giallo, andarlo ad aggiungere al nostro Goblin Green, come sto facendo qua, e con questa tonalità bella accesa
andare a fare un ultimo dry brush leggerissimo sulla sabbietta. Io faccio un'altra cosa che è evidenziare, guardate, gli spigoli, giusto per questi modelli. L'ho fatto anche sull'altro orchetto, mi sembrava un tocchettino così elegante in più, anche perché obiettivamente, ragazzi, con tutto l'amore che voglio a questo stile di pittura, queste basette completamente verdi sono quasi quasi disturbanti, così hanno minimo di profondità in più, ok? Allora, ho scelto di usare e di realizzare questo tipo di basetta, diciamo, data con la sabbietta invece che col flock, quello che vi ho fatto vedere all'inizio puntata, perché comunque trovo che corrisponde di più di fatto alla scelta che andava in voga all'epoca, okay? Tutte le basette erano fatte così, e fondamentalmente era anche la versione un po' più elegante, ecco, diciamo, rispetto a usare l'erbetta e basta. Chiudiamo con una punta di bianco, come abbiamo visto fin dall'inizio. Una punta di bianco, ragazzi, fa chic e non impegna. Quindi aggiungiamo una punta di bianco al nostro giallo. Oramai qua non ho più spazio sulla wet palette, perché ovviamente sono riuscito a piantare colore dappertutto, ma una leggerissima punta di bianco, proprio anche qua, guardate, pam, sugli spigoli, pam pam, al centro, giusto per... Ok, direi che ci siamo, amici. Questo è il risultato finale. Ed eccoci qui. Modello finito e pronto a essere ammirato sulla sua basetta. Sono molto soddisfatto di come è venuto. È stata una bella esperienza. Sicuramente, appunto, anche dipingere con queste vecchie tecniche dà sempre nuovi spunti, anche per quanto riguarda, appunto, le miniature moderne, ok? Umbe mi ha lanciato una sfida e penso che la raccoglierò, che è quella di provare a dipingere con questo tipo di tecniche un modello super moderno. Per cui, se avete idee di modelli che vorreste vedere dipinti con questo tipo di colorazione, proponetecelo giù in chat, che ne parliamo sicuramente. Questo è il suo scudo, la sua bella spada. Io sono particolarmente soddisfatto dei metalli, ragazzi, questo tipo di metalli proprio è bello, semplice, efficace. La fodera, il dettaglio qua del volto, vedete, trovo veramente spazialissimo. I vari brufolazzi, tra l'altro più andavo avanti più saltavano fuori brufolazzi, ce n'è fuori uno anche lì sulla gamba, se notate. L'animalier, l'intramontabile animalier, veramente spaziale. Questo è lui di fianco al suo fratellone orco nero, che vedete che è più slanciato, c'è il fisicaccio, però non gli manca niente neanche a lui. E questo era il primo Top of the Flock. Fatemi sapere se vi è piaciuta la rubrica, se siete interessati a vederne di altre, magari su qualche tipo di argomentazione o di miniature in particolare, anche del 40.000. Ho un buon lotto di tiranidi che penso potrebbe essere molto interessante vedere dipinto, anche perché, vi ripeto, anche nel lontano futuro, negli anni 80, ti appoggiavi sempre e solo su questi meravigliosi campi fluo, per cui anche i tiranidi avevano queste belle basette verdi fosforescenti. Io sono Yuge, questo era Top of the Flock.
Spero vi siete divertiti. A presto. Ok amici,